È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis. Capitolo 9. Lux sentiva ancora gli occhi di mille persone su di sé e per qualche secondo si sentì spoglia da ogni veste. Il cuore cominciò a batterle velocemente contro la cassa toracica e si chiese se quella fosse veramente la cosa giusta da fare. L'immagine di Harry tra le braccia di Elise le sfiorò la mente, rammentandole le sofferenze della cugina quando aveva saputo che il suo ragazzo era morto in un incidente stradale. E sapeva di dover avere certezze per il bene di Elise. Ma non riusciva che a pensare a se stesse e a lui, il cui posto doveva essere una bara sotterrata ormai da un anno. Poggiò la fronte sulla superficie fredda della porta 6735. Se mi vedesse Luis, rimproverò a se stessa e chiuse gli occhi rammentando il giorno. Stop. Nova. Rimproverò a se stessa e chiuse gli occhi rammentando il suo primo giorno in quel postaccio, dove Luis le aveva raccomandato di non avvicinarsi a quella porta e soprattutto a 6735. Ricordò l'orribile sensazione che la travolse quando scoprì che il soggetto che tutti temevano non era altro che Harry. Si portò le mani al collo quando per pochi istanti si sentì stringere, proprio come quella volta, e un urlo strozzato e disperato le morì in gola trasformandosi in un lamento. E senza ulteriori indugi si spinse ad entrare, senza chiedere il permesso. La maniglia contro il palmo della mano emise un suono stridulo, facendo scattare la serratura. Si catapultò all'interno della camera e si chiuse la porta alle spalle, sperando che nessuno l'avesse vista. Ebbene, quel gesto così avventato ed impulsivo la fece vergognare delle sue azioni. Non avrebbe di certo voluto che Azzurra e Dave la vedessero mentre si rifugiava nella camera di colui che meno meritava perdono in quel luogo. E nonostante si trovasse lì da poco tempo, Lux aveva capito che l'esperimento 6735 era forse l'ultima persona che potesse essere considerata innocente. Harry rimase immobile. La luce del mattino illuminava il suo profilo, mentre qualche colpo di vento faceva svolazzare i suoi capelli. Il ragazzo era intento a fissare la parete bianca che si poneva davanti a lui. Nonostante potesse guardare l'armadio posto sulla sinistra e il letto esattamente qualche metro dietro di lui, Harry aveva scelto di dedicare le sue attenzioni a quella parete bianco sporco. Segnata dal tempo e per alcune crepe e ammaccature, la ragazza poté capire che qualcuno aveva sfogato su di essa la sua frustrazione, e quel qualcuno probabilmente era il Riccio. Una tuta a mezze maniche, color violaceo, gli copriva il corpo, mentre le braccia erano coperte da delle maniche grigie. Ai piedi non portava nulla, e Lux si chiedeva se non sentisse freddo, con la carne a contatto deciso contro il pavimento sicuramente gelido. Il ragazzo continuava a non guardarla, ma parlò facendo sussultare Lux che teneva la schiena contro la parete. «Non ti hanno informata per bene, vedo». La voce roca si sparse per le mura della camera, così bassa e pesante che sembrava non parlasse da giorni. Non sono qualcuno con cui passare il tempo, ragazzina. Dovresti averlo capito da sola. Un sorriso tetro apparve sulle sue labbra e finalmente la guardò, rivolgendo lo sguardo al collo della ragazza, privo ormai di segni che lui le aveva lasciato senza riguardo. Si può sapere cosa vuoi da me? Non sapeva davvero come rispondere. Il motivo per cui si trovava in quella camera era ovvio, ma le parole sembravano non volerle sfiorare nemmeno le labbra. Così rimase in silenzio, mentre il suo corpo voleva cedere e lasciarsi andare a terra. Harry allora si avvicinò a lei, senza però oltrepassare quel limite di vicinanza che avrebbe fatto perdere in lui la ragione. «Da quando sei arrivata qui, sono aumentati i problemi. Sai che sono aumentati gli esperimenti?» chiese alzando il tono della voce, facendo trapelare in essa tutta la rabbia che il ragazzo in quell'ultimo periodo aveva nascosto e conservato per bene. A quel punto Lux strinse le mani a pugno tenendole lungo i fianchi e la sua espressione mutò e passò dall'essere terrorizzata all'essere arrabbiata. «Davvero? A te importa davvero tanto degli esperimenti, immagino, non è così?»
lo provocò spudoratamente, alternando il suo tono e prendendosi quasi gioco di lui. Nessuno fino ad allora le aveva addossato la colpa, oltre a se stessa, e sentirsi la causa di tutto ciò anche agli occhi degli altri la faceva stare male più del dovuto. Ma mai avrebbe lasciato che un ragazzo in quell'istituto, che aveva causato problemi ancora più gravi, le puntasse il dito contro. Il riccio deglutì amaramente il groppo che gli si era formato in gola, mentre lasciava che la sua mascella si serrasse così tanto da provare fastidio. Scattò poi in avanti, lasciando che Lux attaccasse il suo corpo così esile e piccolo rispetto a quello di lui alla parete, e senza crearsi problemi, poggiò le mani sulla porta gelida ai lati della sua testa. Gli occhi si posarono su di lei, squadrandola e studiandola senza ritegno. Le tende continuavano a svolazzare da dentro a fuori, causando un lieve fruscio che si mischiava col respiro affannato del ragazzo, il quale in quel momento si stava trattenendo dallo svolgere azioni che l'avrebbero portato dritto in laboratorio. «Tu non sai nulla di me», affermò poi con la voce che gli moriva in gola e lo sguardo di chi avrebbe potuto far del male a chiunque senza alcun problema. Lei però non si fece intimorire di più e con altrettanta sfacciataggine disse: «Eppure so che hai dei tatuaggi sul petto». Quella frase lo spiazzò del tutto, talmente tanto da farlo indietreggiare di 10 passi. La sua confusione e sorpresa era palpabile, visibile ad occhio nudo, e per Lux fu una partita vinta finalmente. «Te l'ho detto, ci conosciamo già. Pensi che mi dia così tanto da fare per parlare con qualcuno che non conosco qui dentro? Se lui e se gli altri non si fossero avvicinati a me, sarei stata nel mio angolino a cercare un modo per uscire di qui», disse, e finalmente si allontanò dall'entrata. Harry prese posto sul bordo del letto, riprendendo a fissare il vuoto, con la schiena curva e le mani che si torturavano l'un l'altra. «Mi conoscevi prima?» chiese, risultando quasi un bambino, forse per il modo in cui aveva posto la domanda, o forse per l'espressione con cui lo chiese. Ma sembrò quasi innocente, e questo causò in Lux una grande tristezza che l'avvolse completamente, stringendola a tal punto da togliere il fiato. «Ti conoscevo», annuì. «E come fai a sapere del tatuaggio?» chiese allora, guardandola negli occhi. Harry sentiva una sensazione mai provata fino a quando ne aveva memoria, poiché i suoi ricordi si fermavano a quando aveva messo piede nell'istituto. Eppure sentì un calore familiare impossessarsi di lui e una necessità quasi primaria di sorridere, ma non lo fece. Lux si sentì avvampare, distolse velocemente lo sguardo senza neppure guardarlo nuovamente. Tanta era l'imbarazzo che stava provando. Il ricordo di quel pomeriggio d'estate le passò davanti agli occhi e in pochi secondi Lux si ritrovò a viaggiare nel tempo e si ritrovò nella sua vecchia camera, dove lei era distesa sul letto a pancia in giù con solo una vecchia maglietta di Hello Kitty a ricoprirla, intenta a smanettare nel cellulare. I colori sgargianti della camera la fecero sorridere istintivamente, mentre le dolci memorie dei momenti passati in quella piccola camera si fondevano l'un l'altro, facendo crescere in lei una grande nostalgia. E mentre la vecchia lei si trovava su quel letto ad oziare, la porta della camera si aprì bruscamente e al suo interno si catapultò Elise. I capelli neri erano scompigliati, con alcune ciocche di capelli appiccicati sulla fronte sudata. Le guance erano arrossate, gli occhi lucidi e un sorriso che pendeva da una tempia all'altra. «Si può sapere cosa ci fai nella mia camera alle 11 di sera?» chiese Lux, mettendosi seduta sul letto con le gambe incrociate. «Mia madre ti ha fatto entrare?» «Certo che mi ha fatto entrare, sono la sua nipote preferita», ammise orgogliosamente per poi sedersi a terra di fronte a Lux, con la schiena appoggiata alla parete rosso scuro. «Lo abbiamo fatto, nella sua macchina». Lux sgranò gli occhi per poi spalancare la bocca in modo poco elegante. «Quando?» chiese, scattando poco più avanti e mettendosi a gattoni sul letto. Elise osservò l'orologio poggiato sul comodino vicino al letto della cugina, che segnava le 11:15. «Esattamente un'ora fa. Sono corsa subito da te», disse contenta per poi mordersi il labbro sottile trattenendo un altro sorriso. «E sei venuta qui da me con ancora la pelle sporca dei tuoi peccati?» chiese stizzita, fingendosi quasi offesa per poi ridere. «Com'è stato?» chiese mostrandosi curiosa, ma Elise ne era felice. «È stato dolcissimo», ammise. «Niente a che fare con Chris», e a quel nome si lasciò sfuggire una smorfia. Lux si tappò le orecchie. «Niente bestemmia in questa casa», e alla battuta
L'altra rise di gusto. Effettivamente nemmeno lei aveva intenzione di soffermarsi più di tanto sul suo ex, che di buono non aveva portato proprio nulla nella sua vita. «Ha un tatuaggio», le disse in confidenza e ripensò al corpo del suo ragazzo, il che non fece altro che farla arrossire di nuovo. «Una farfalla, proprio qui», disse per poi indicare un punto del proprio corpo, lì dove si trova il tatuaggio del ragazzo. E quando Lux tornò alla realtà, Harry la stava ancora fissando, mentre le dita si muovevano freneticamente sulle ginocchia e paziente di saperne di più. «Eri il ragazzo di mia cugina Elise». Il ragazzo riprese a distogliere lo sguardo. Quell'informazione così preziosa, ma allo stesso tempo poco fattibile, lo lasciò inerme ai suoi pensieri, che da sempre non facevano altro che torturarlo. Non riusciva davvero a immaginarsi di poter avere una ragazza, poiché lui non riusciva ad immaginarsi mentre toccava qualcuno per il semplice piacere di farlo, e non per fargli del male fino ad ucciderlo. Ma il pensiero di non essere un mostro e di essere riuscito ad amare un tempo gli fece battere il cuore in maniera veloce. Portò le mani tra i capelli mentre le dita prendevano a stringere i ricci scuri. Le voci nella sua testa gli dicevano che probabilmente aveva fatto del male anche a lei, perché un mostro non sa amare. Tu non puoi amare. E quelle urla così incessanti continuavano a rimbombargli nella testa, ricordandogli il motivo per cui si trovava lì. E a quel punto anche la presenza di Luxia divenne un problema. La guardò con occhi iniettati di odio puro. «Vai via», disse, quando Lux fece per ribattere lo disse nuovamente. «Va via!» Questa volta urlando, facendo sussultare la ragazza che senza farselo ripetere uscì. Ma prima lo guardò per qualche secondo, chiedendosi se fosse veramente quello il ragazzo di cui Elise era così follemente innamorata. Harry urlò, le sue grida di frustrazione si infransero contro le mura bianche e ciò che ne rimaneva uscì dalla finestra, lasciando che i suoi lamenti fossero trasportati dal vento fresco e leggero, appesantito ora dalla sofferenza del ragazzo. «Sei solo un esperimento finito male, 6735», continuava a ripetersi.